Rucchè di Castagnole Monferrato 10G L'Accento 2019 di Montalbera. Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Ripartiamo dal Vino. Oggi ci spostiamo in Piemonte, in particolare in Monferrato, il Monferrato Astigiano, dove troviamo la cantina Montalbera per oggi raccontare di un grande vitigno, un vitigno ai molti sconosciuto, un vitigno autoctono però capace di regalare grandissime soddisfazioni nel calice. Parliamo del Rouquet. Qui oggi rappresentato dal Rouquet di Castagnole Monferrato, l'accento 2019 proprio della cantina Montalbera, che pensate oggi possiede il 60% del patrimonio di Rouquet di tutta la denominazione. Parliamo di una DOCG. Oggi parliamo proprio di questa varietà, una varietà pensate di origini antichissime, riscoperta però da Don Cauda, il parroco di Castagnole Monferrato, che trovando all'interno del vigneto parrocchiale questi 10 filari di una varietà sconosciuta, decise di vinificarla e scoprì un grande vino con una grande trama, tant'è che decise di continuare la coltivazione creando un'espansione di questi vigneti e incentivando le cantine a coltivare proprio questa varietà. Oggi la denominazione Rouquet di Castagnole Monferrato è una denominazione molto importante, capace di regalare grandi vini. Sul nome, per quanto riguarda il nome di Rouquet, c'è ancora molta incertezza. Per alcuni deriva da San Rocco, i monaci di San Rocco che importarono questa coltivazione, e per alcuni invece deriva da Rocche, proprio per la capacità di crescere in maniera corretta e molto spinta e molto caratteristica proprio sui territori di collina con forte pendenza, proprio come in questo territorio. Ma oggi ci soffermiamo sulla degustazione di questo l'accento di Montalbera, una cantina con delle grandi potenzialità anche in termini di tecnologie in cantina, tecnologie molto avanzate che consentono a questo vitigno di esprimersi nel migliore dei modi. Vediamo subito nel calice, sempre grazie all'utilizzo del Coravin, questo colore rosso rubino, leggermente scarico con riflessi tendenti al granato, profumi molto importanti di frutta a polpa rossa con una bellissima speziatura tendente a chiodi di garofano, cioccolato, su note piacevolmente essiccate tendenti alla rosa. Un palato è molto fresco, diretto, torna questa grande speziatura e questo frutto quasi caramellato, una beva molto piacevole, molto di struttura, di potenza, ma con un grande tannino morbido, vellutato. Davvero il Rouquet sa regalare grandissime emozioni e questo l'accento 2019 ne è davvero la grande rappresentazione. Un vino molto versatile, capace di abbinare grandi piatti di carne, penso a un bel arrosto, oppure, perché no, anche a formaggi di media stagionatura. Insomma, un grande vino. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto al prossimo appuntamento. Ripartiamo dal vino.